Nicolacione per Liberi.tv, oggi è 17 luglio 2012 e siamo a Cavalletto d'Ocre, siamo a pochi chilometri dall'Aquila e siamo nei locali di un'azienda storica dolciaria, l'azienda che si chiama Dolci Aveia, di appunto di Cavalletto d'Ocre, in compagnia della signora Maria che è la titolare. E noi siamo molto orgogliosi della nostra azienda, un'azienda che ha ormai 35 anni di storia, che non sono pochi per un'azienda dolciaria. A volte domando a dei ragazzi che vengono qua a comprare i dolci, ma tu li conosci Dolci Aveia? Da quanti anni esistono? Mi rispondono da sempre, perché ovvio per un ragazzo di 20 anni, 35 anni è già un'altra generazione, quindi per loro esistiamo da sempre e per noi è la cosa più bella. Quindi siamo passati, siamo sempre noi gestori, la prima generazione, ha iniziato mia suocera con il mio marito che è il titolare dell'azienda. Quasi, non per scherzo, i figli non trovavano lavoro e ha iniziato questa attività per dare lavoro ai suoi figli. Io allora ero fidanzata con l'attuale mio marito e titolare dell'azienda e poi insieme io ho raccolto questa avventura, io facevo tutt'altro, avevo studiato giurisprudenza, però poi mi sono buttata con entusiasmo, ho rinunciato diciamo alla mia carriera perché innanzitutto per stare vicino a mio marito e poi perché comunque questa avventura mi appassionava, la sentivo già da allora una cosa nostra. E quindi da 35 anni produciamo dolci tipici dell'Aquilano, abruzzesi, aquilani in particolare, torroni e liquori, perché abbiamo rilevato una quindicina di anni fa un'azienda, una piccolissima azienda che seguiva un po' le nostre orme. Noi commercializzavamo i prodotti di questa azienda e poi, siccome aveva deciso di cessare l'attività, noi l'abbiamo rilevata in toto, marchio, ricette, e l'abbiamo fatta nostra. Avevamo già tante cose in comune, l'artigianalità, i colori dei marchi, e quindi ne abbiamo fatto proprio un binomio, dico io, un binomio inscindibile, no? Per le nostre bocche, per il nostro palato. E poi ci siamo, dopo il terremoto, ci siamo voluti, come devo dire, rituffare nell'avventura ancora con più coraggio, perché avendo perso diciamo tutto quello che avevamo in 35 anni costruito, messo da parte in investimenti, in risparmi, e siamo stati un po' costretti, un po', confesso, anche con entusiasmo, ci siamo ritrovati da una coppia ormai arrivata di ultra cinquantenni che poteva scegliere di lavorare, a fare i mercatini come li facevamo a 20 anni per vendere e promozionare la nostra azienda anche fuori dall'Aquila, perché non avendo più il cliente consolidato aquilano, perché gran parte degli aquilani non ci sono, quelli che ci sono comprano con meno animo, io lo capisco, perché vivendo nelle casette non si sentono a casa loro, non si ha voglia di fare feste, non si ha voglia di invitare gli amici, non si ha voglia di invitare gli ospiti del matrimonio prima della chiesa, si va direttamente in chiesa o al ristorante. Posso capire benissimo lo stato d'animo dei familiari che vivono nelle casette. E quindi ci siamo reinventati proponendoci sul mercato italiano, abbiamo reinvestito con dei macchinari nuovi, veramente lanciando una sfida, perché con un mercato in decrescita investire in macchinari, e poi ci siamo lanciati anche nel torrone, perché c'erano dei clienti del nord che ce lo richiedevano, volevano il nostro torrone perché avevano conosciuto la nostra azienda, le nostre persone. E quindi abbiamo iniziato, avevamo la ricetta, una ricetta mai sperimentata, l'abbiamo fatta sperimentare da dei torronai e siamo andati a scuola di torrone, li abbiamo fatti venire qui
e ci siamo lanciati nell'avventura del cioccolato puro. Adesso produciamo cioccolatini, cioccolato puro, facciamo dolci con cioccolatini con i nostri liquori, facciamo il torrone classico aquilano, il torrone bianco morbido, un nocciolato spettacolare. Diciamo che siamo una ditta, un'azienda completa, perché io credo che in questo settore dolci, liquori, torroni ci sia veramente una trama che può essere poi sfruttata in tutte le occasioni, dalla famiglia, dai dolci per la colazione, al fine pasto, alla merenda con le cerimonie, il regalo, perché pensiamo di essere veramente l'azienda storica dei dolci. Credo che pochi aquilani vadano fuori se non portano con sé l'amaretto dei Dolce Abeja morbido o i nostri nocci interrati o le ferratelle dei Dolce Abeja che sono le friabili tipiche aquilane oppure con una genziana dei Dolce Abeja. Poi ci proponiamo anche con la rivendita all'ingrosso nei negozietti specializzati, forniamo i ristoranti e i migliori bar della città perché la nostra genziana è fatta ancora come si faceva a casa, come si fa a casa. In maniera artigianale, con infusione nel Trebbiano d'Abruzzo per 60 giorni, la facciamo decantare nel tempo, la filtriamo a mano, che è una vera pazzia, però facciamo un prodotto di eccellenza, cioè i migliori ristoratori d'Abruzzo e d'Italia che l'hanno assaggiata l'hanno poi scelta. Chiaramente non è la bottiglia che si lascia al tavolo in pizzeria con le impronte di tutti i clienti, ma è la bottiglia di Dolce Aveglia che si serve e poi si riporta sul carrello perché merita un occhio di riguardo, così i nostri dolcetti. E ecco, questo è un po' il percorso veloce di 35 anni, proprio di corsa. E noi siamo qui con i nostri ragazzi a cui io il giorno del terremoto ho promesso che avrei fatto di tutto per non ridurre nemmeno un posto di lavoro e mi trovo a combattere ancora dopo 3 anni con ancora più difficoltà perché quest'anno per la prima volta sono stata costretta a fare la domanda per la cassa integrazione perché abbiamo passato dei mesi Quindi senza. voi siete quindi un'azienda, non una piccola azienda. Abbiamo 9 dipendenti, Ah, 9 dipendenti. diciamo 8 più noi più un interinale. E però veramente la crisi la stiamo conoscere da lei un pochino a distanza di qualche ormai di parecchi mesi, cioè di 3 anni ormai dal terremoto dell'Aquila, un pochino qual era lo stato, un pochino anche dell'indotto da un punto di vista dell'azienda, dell'impresa, se c'era stata una possibilità, quindi a medio termine ormai si può parlare di una ripresa e si stava concretizzando un pochino questa ripresa da un punto di vista proprio economico. E le passo Io credo che una ripresa non c'è stata e non ci sarà per alcuni anni, perché il problema delle aziende, del problema economico della città è stato completamente sottovalutato. Io ricordo che già 2 o 3 mesi dal sisma lanciai un appello che la TV locale lesse pubblicamente in cui chiedevo che venissero aiutate le aziende a lavorare perché la stessa protezione civile aveva boicottato le forniture delle aziende locali, cosa che sta succedendo credo anche nell'Emilia in tutti i terremoti. Quindi un'organizzazione come la protezione civile che dovrebbe intervenire a supportare il posto non solo nell'emergenza, che poi spesso non è un mese, ma si è prolungata per mesi,
trascura l'economia locale, che si sa benissimo è la vita di ogni territorio. L'Aquila si trova adesso a 3 anni dal sisma, peggio del 6 aprile, perché lì siamo stati colti di soppiatto, è scattata l'adrenalina, la voglia di fare, poi la macchina della solidarietà che è stata impagabile, quindi comunque siamo stati contattati, sollecitati, richiamati, si è venduto nei supermercati anche fuori dall'Aquila perché era marchiata Aquilano, c'è chi ci ha speculato sopra, c'è chi ci si è lavato la faccia con l'ome dell'Aquila e continua a farlo tuttora, poi vi farò anche qualche inciso che ho vissuto personalmente come titolare di questa azienda. Ma di fatto un meccanismo serio per supportare le aziende, iniziando dalle associazioni di categoria che si sono trovate terremotate, sballottate come tutti gli altri, non si è né pensato né esistito negli altri terremoti, né credo esista adesso come per il terremoto dell'Emilia. Cioè una protezione civile, che comunque è un'istituzione che dovrebbe essere diciamo duratura, stanziale, un ente ormai, una cosa fissa, non è che un'invenzione che a ogni terremoto ci rinventiamo come parte la protezione civile, che fa la protezione civile. Io credo che a maggior ragione ci vorrebbe, oltre alla protezione civile che interviene per l'emergenza, una struttura stabile che vada a supportare il territorio contemporaneamente e immediatamente subito dopo l'emergenza. Cioè riproporsi ogni volta, sento adesso come per l'Emilia, come vanno riclassificate le case, come vanno, che adesso fa caldo, come faranno nell'Emilia, ma faceva caldo 3 anni fa all'Aquila e hanno portato i condizionatori. Questi condizionatori dove vengono messi? Possibile che non si possa trovare e creare una struttura che agisca immediatamente e successivamente all'emergenza stretta in cui interviene la protezione civile, una struttura fissa che sappia come intervenire dove avviene una tragedia di questo livello? Ogni volta ci riproponiamo e ci riponiamo le stesse domande? Fa caldo, fa freddo, come interveniamo, che facciamo per le aziende, come classifichiamo le case, dove va a stare il comune, che nella tragedia dell'Aquila, che è stata sicuramente più grandiosa ed epocale, le problematiche sono state sicuramente migliaia in più, oltre che il sisma è stato un evento completamente diverso. Però a volte quello che si fa vedere, come viene trasmesso e come viene proprio mostrato, è molto gestito. Perché lo stesso terremoto dell'Emilia viene fatto vedere come un terremoto grave in cui le persone hanno fatto di tutto per ripartire, le aziende, senza sapere che c'è una differenza di fondo fra le due tragedie. E sembra quasi che i giornalisti ci provino gusto a mostrare un popolo diverso, più tenace, più fattivo, ma bisogna conoscere le storie delle due regioni, la cultura di queste due regioni, l'economia di queste due regioni per permettersi poi di poter fare un paragone. Quindi sono sempre i giornalisti manovrati che manovrano l'opinione pubblica, perché il cittadino aquilano comunque con le possibilità che aveva ha provato a ripartire il 6 aprile e io mi metto fra quelle che il 6 mattina alle 6 e mezzo stavo qui a raccogliere le bottiglie che ancora pendevano dalle pareti. Quindi non è che c'è un'Italia di serie A, un'Italia di serie B, ci sono delle condizioni di serie A e delle condizioni di serie B. L'Abruzzo non sta nelle stesse condizioni dell'Emilia. Se l'Emilia fa il 2% del PIL italiano è perché ci sono delle condizioni lì, economiche, commerciali, strutturali, territoriali, che sono diverse da quelle dell'Abruzzo. Quindi l'Aquilano, per quelle che erano le sue condizioni, si è sforzato di fare quello che poteva fare, ma non è stato aiutato. Lì si parla di aziende strutturate, già internazionalizzate, che sono sicure hanno venduto più di quello che avevano in un paio di mesi e noi siamo stati orgogliosi di avergli dato anche una mano. Solo nella mia azienda ho raccolto 172 kg di ordini di parmigiano, per dirle il parmigiano che è il prodotto leader, ma ci siamo attivati per conoscere esigenze di altre aziende che fossero in difficoltà minori di quella del parmigiano e del grana. Perché? Perché il vero problema sono le piccole aziende come la nostra, che si è trovata con 8 dipendenti, a un mese riusciamo, lottiamo per ripartire e non sappiamo a chi dare i nostri prodotti, perché l'Aquilano viene spesato nelle tende, negli alberghi fuori dall'Aquila, l'Aquilano abituata a mangiare da 35 anni i nostri prodotti,
ora non può più mangiarli perché i negozi ancora non riaprono, loro sono, ripeto, sostenuti dalla protezione civile, nei campi non ci permettono di fare le forniture, arrivano i G8 che dovevano essere la salvezza per l'economia, per la visibilità, non hanno portato un soldo, hanno fatto spendere tanti soldi, non ci hanno permesso di fare le forniture G8. Quindi veramente una vera, un meccanismo, non lo so, diabolico, diabolico. E adesso sono sicura che si stanno riproponendo con le stesse problematiche per l'Emilia. Una struttura vera, onesta, funzionante, con un commissario, super partes che vada a stanziarsi in quel territorio, comunque addolorato, comunque disorientato. Perché io capisco l'esigenza dei sindaci di prendere in mano e di gestire la ricostruzione. Io questo lo capisco, ma capisco anche e ho notato che questi sindaci, questi amministratori erano comunque delle persone terremotate, che hanno vissuto in primis la tragedia e quindi non potevano avere la forza morale, le strutture, i collaboratori validi, perché molti collaboratori erano comunque sfollati, comunque erano al mare, viaggiavano tutti i giorni, avevano i figli da un posto e i genitori da un altro. C'era comunque una situazione di disagio totale, di cui ancora adesso sentiamo le conseguenze. Il comune dell'Aquila avrà 10 sedi, comunque se, situazioni momentanee, costruzioni provvisorie, eccetera. Quindi comunque io la cosa che penso sia mancata di più nella nostra città è una struttura efficiente che superasse quella dell'emergenza e della protezione civile, ma sapesse già a 6-7 giorni dal terremoto come ci si comporta davanti alla valutazione degli edifici, come ci si comporta davanti alla chiusura e alla sospensione dei servizi basilari, gas, luce, telefono. Noi stiamo pagando adesso lo scotto della sospensione delle tasse, delle bollette. All'Aquila ci sono persone che fanno file chilometriche di ore e giorni per vedere sistemata una situazione delle loro utenze, perché c'è stato uno sballo totale. Ma questo sballo totale c'è stato all'Aquila, c'è stato in Irpinia e ci sarà in Emilia, se non viene creata una struttura altrettanto efficiente, altrettanto incisiva come la Protezione Civile, ma che vada oltre, che abbia uno staff di ingegneri. Non che questi ingegneri debbano poi all'ultimo momento essere reperiti da tutta Italia quando si presenta un'emergenza come quella aquilana che ha colpito 59 comuni con un raggio del terremoto che è stato di più di 60, 70, 80 chilometri. Quindi un'estensione veramente biblica, un'estensione indescrivibile. Quando in TV senti parlare terremoto dell'Aquila, si sottovalutano i 60 comuni. L'Aquila ha perso, oltre ai suoi cittadini che in parte si sono trasferiti, tutto un insieme di cittadini che vivevano in questi comuni, comunque comuni belli, borghi belli, che erano o prime case o seconde case. Ecco perché l'economia è anche morta. Noi d'estate, noi aquilani, iniziavamo a lavorare da giugno a metà settembre il doppio di quello che poteva essere un mese normale, perché c'erano i nostri concittadini emigranti che tornavano da Torino, da Milano, da Roma e venivano ad abitare e a godere delle loro vacanze nei paesi, nelle case che avevano ristrutturato con sacrifici. Tutti questi cittadini, che secondo me erano minimo un numero di 20.000, giravano nella nostra città, nel nostro territorio da giugno a settembre, arricchendo la nostra economia. Questi erano clienti che comunque gravitavano nella nostra terra, nei nostri comuni, arricchivano il negozio tipico, il supermercato, il centro commerciale, comunque l'economia locale. Questi cittadini non torneranno più perché le seconde case non verranno mai riparate, forse nemmeno le prime nei paesi, perché adesso parte la ricostruzione aquilana che sembra quasi un miracolo, ma sono comunque 3 anni. È un miracolo. Hanno parlato di miracolo per le casette, ma le casette secondo me era un progetto che doveva essere soltanto sperimentate e il terremoto aquilano è capitato ad hoc.
Ma tutti ci rinfacciano che ci hanno fatto le case, quasi chissà quale regalo. Infatti, proprio questo volevo. Ecco, le case sono state credo, il dovere verso dei cittadini che hanno perso tutto e non si sa per quanti anni. Il problema è la ricostruzione. Allora, sì, ho fatto una panoramica abbastanza ampia, signora Maria Teresa. Sì. Appunto, ha nominato questo termine casette, allora, che è una connotazione ben specifica per voi, riporta a qualcosa di ben determinato. Io immagino che si tratti delle costruzioni nuove che furono e che sono state edificate, le new town o bene o male piccoli villaggi che abbiamo ripreso mentre venivamo per fare questo reportage. Abbiamo fatto alcune riprese e abbiamo visto che, insomma, esteticamente non sono neanche così brutte, però sono un pochino dei luoghi che stanno un po' isolati, insomma, luoghi dormitorio in sé. Non ci sono negozi, non ci sono attività di, in questi piccoli villaggi, insomma, attività di intrattenimento, non so, cinema, bar, insomma, ecco, sono un po'. Ecco, quindi secondo lei, a partire da questo termine, la casetta, da un punto di vista, ecco, così urbano, la città e i cittadini che sono così sparsi, ecco, c'è una possibilità, proprio voi avete la percezione di una possibilità di un ritorno alla vita della città, cioè i cittadini tornino alle loro abitazioni originarie, oppure si sta un po' perdendo? Spesso ci sono delle città che sono proprio morte in questo modo, perché poi ciò che era provvisorio si è definitivizzato, così possiamo dire. Allora, io penso e spero che quello che lei ha ipotizzato non avvenga, anche perché sento che tutti ci definiscono in fondo un popolo duro, tosto, forte al dolore, e quindi mi auguro che anche il cittadino aquilano sappia riconoscere qual è il suo bene. Il suo bene sicuramente non sono le new town. Le new town devono essere e rimanere una situazione provvisoria. Non so quanto sia valso la pena spendere 2.700 euro metro quadro per farle, e quanto sia stato giustificato e quanto poi sia stato approfondito chi ci abbia mangiato sopra su questi 2.700 euro metro quadro, visto che noi pagavamo 2.700 euro metro quadro una casa al centro storico dell'Aquila, che comunque era una bellissima città storica con la sua valenza sia economicamente che culturalmente. Quindi la prima recriminazione che mi sento di fare è che forse andava speso molto meno, e quei soldi andavano spese per la ricostruzione. Io sono molto arrabbiata per tutte quelle donazioni che hanno preteso che i soldi venissero investiti in qualche cosa di fattivo e di costruttivo. Quindi ci ritroviamo in una città con tante costruzioni nuove, non serie, tutte provvisorie e momentanee, che andranno a distruggere l'immagine del nostro territorio insieme alle new town, come per esempio auditorium, scuole. Ma le scuole non se ne poteva fare a meno, perché non sarebbe potuta ripartire quella che era la normalità, ma certamente si poteva, con costruzioni meno costose, creare delle situazioni più provvisorie e spendere quei soldi per ristaurare e reinserire, riportare dentro nelle nostre costruzioni i nostri cittadini.
ci sono uffici che non sono molto danneggiati e stanno ancora lì vuoti ad aspettare. Ci sono scuole non danneggiate come la De Amicis, che sarebbe da abbattere per quanto è danneggiata e che rappresenta un punto storico della città, perché era anche il vecchio ospedale, quindi verrà ricostruita anche per queste motivazioni morali e storiche, ma che potevano essere abbattute e lì ricostruite come stanno facendo adesso i condomini. In 6 mesi ci sono delle cose nuove ma definitive. Io credo che l'Aquilano non so cosa se ne farà di tutte queste costruzioni che hanno comunque deturpato la nostra vita, il nostro paesaggio e i nostri dintorni. Di fatto viviamo, come qualcuno ci ha descritto, in una ciambella e il buco al centro che è l'Aquila è vuoto. Noi siamo in una ciambella, questo ci ha cambiato completamente la vita, ci ha completamente cambiato l'umore, il sistema di vita, il sociale. Certo, non è che uno pretendeva con una tragedia del genere che ci venissero a costruire anche nelle New Town il teatrino, mi sembra ridicolo pretendere tutto questo, però certo economizzare in quelle costruzioni, prevedere almeno il passaggio e gli spazi per l'accesso ai pubblici autobus, non sono stati nemmeno previsti gli spazi adatti a farli raggiungere dagli autobus con le pensiline, almeno quello che rientra fra i servizi essenziali, perché allorché tu porti una popolazione a 8 km, un cittadino aquilano che abitava a Piazza Duomo, adesso abita a Cesari Proturo, almeno creargli le condizioni ottimali per poter avere e mantenere dei contatti che comunque si sono sfaldati, famiglie intere. Io ho mia cognata che ha vissuto a Cese per 2 anni e mezzo, ci saremmo incontrati 4-5 volte, ma forzandoci volutamente di vederci. Famiglie intere, comunità, gruppi di amici, persone che si sono perse completamente di vista. Se tu di una persona non avevi il cellulare di un amico, i numeri fissi non esistono più. I numeri fissi spesso sono stati dati ad altre persone se non sono rimasti completamente disabilitati. Quindi ritrovi una persona, un cliente, solo se hai il cellulare. Oppure perché incontri un amico al centro commerciale che ti dice: ma lo sai Francesco, l'ho visto, abita a Cese o abita alle casette sopra da Sergi. Comunque un disagio che non potevamo prevedere, ma sarebbe assurdo non capire. Cioè un terremoto così, che ha distrutto, non lo so, forse più del 50% delle nostre case, perché ripeto, non consideriamo sempre solo l'Aquila. Io sono di Monticchio, che è a 8 km dall'Aquila, ma noi abbiamo 70 MAP, che sarebbero le casette dei paesi, i MAP, i moduli abitativi, che hanno dato più umanità al paese, nel senso che sono proprio per gli abitanti di quel paese, quindi li ha mantenuti uniti, vicini al loro paese. Secondo me è stato molto più indovinato come sistema di emergenza. Però comunque il mio paese, che è un piccolo paese che nessuno nomina mai ed è della frazione del comune dell'Aquila, ci sono 70 MAP, 70 abitazioni, moduli abitativi. Moltiplichi questo per 59 comuni e provi ad immaginare, oltre alle 17 New Town, che cosa è la tragedia dell'Aquila. Volevo parlare, se era possibile, anche se lei aveva diciamo un'informazione, insomma un report sulle coloro che stanno sulla riviera, quanti sono, da chi sono ospitati, hanno delle prospettive di tornare? Parliamo appunto degli alberghi sull'Adriatico, insomma. Ma io credo che dagli alberghi siano tornati tutti, credo al 99%, anche perché gli ultimi erano stati poi riportati negli alberghi aquilani. Forse ci può essere una recrudescenza in qualche albergo bed dell'Aquila, perché per quanto riguarda sia le New Town che i MAP, non erano state previste le case per i single, quindi si sono dovuti aspettare i tempi, tipo non so, che qualche casetta si svuotasse o qualcuno rientrasse nella propria abitazione per una motivazione che poteva essere una E ricostruita o una B che si è protratta nel tempo. Poi alcuni erano rimasti nella scuola di finanza che ha ospitato non so quanti centinaia di cittadini, e credo che gli ultimi siano lì e in qualche
albergo, un minimo, in qualche albergo. Credo che dalla costa siano tornati. Ma poi non parliamo della gestione di questa emergenza, cioè quanto spreco, cioè cittadini che comunque avevano mantenuto il loro posto di lavoro e lavoravano, venivano ospitati in residence e poi andavano a mangiare nel ristorante, spesati dalla protezione civile, quasi che noi cittadini non avessimo più le mani per poterci cucinare o lo stipendio per poter fare la spesa. Cioè si è arrivata all'assurdo che per 2 anni le persone sono state spesate completamente, danneggiandola l'economia, non mettendo queste persone nelle condizioni di ripartire. E alcuni ancora adesso, persone che prima vivevano in fitto, non pagano né fitto, né bollette, né nulla, né utenze. Solo adesso qualche comune credo si stia attivando per creare un repertorio, inserire queste persone per creare, credo, un sistema per dei pagamenti e farli contribuire. Quindi una gestione dell'emergenza e del post-emergenza veramente avventata, cioè ci hanno fatto credere e pensare che ci stessero facendo un regalo, senza sapere che quei soldi sono i nostri, cioè anche i miei. Comunque io, i miei soldi sono stati spesi per questa emergenza prima e ricostruzione poi, perché comunque le tasse poi le paghiamo tutti noi italiani, e quindi a parte l'esenzione del 60% che comunque andava fatta in un altro modo, non a tappeto, perché ci sono persone che in questo sisma non hanno perso nulla a parte gli affetti e il problema morale e emotivo che ha colpito tutti indistintamente. Non mi permetto di giudicare chi ha avuto e ha tolto più, ma economicamente ci sono persone che non hanno perso, perché comunque hanno mantenuto il loro posto di lavoro, erano statali, non dovevano essere detassati a braccio. Ci sta gente che invece ha perso veramente. Quella detassazione poteva essere fondamentale per una ripartenza, come chi ha perso il lavoro ed è in cassa integrazione, o l'azienda che non è ripartita o è ripartita con difficoltà, bastava verificare i fatturati per valutare quelle aziende. Lo Stato ha tutto, l'Agenzia delle Entrate ha tutto di noi, quindi non serviva di detassare a braccio, perché comunque questa detassazione a braccio, queste spese così avventate, ricadranno su tutti gli italiani e su noi stessi aquilani. Perché anche se qualcuno adesso si sente privilegiato perché ha sfruttato l'albergo e ha sfruttato lo Stato, comunque lo pagheranno i loro figli. È uno scotto che ricadrà su di noi. Quindi comunque lo sciacallo, se non paga lui, pagherà suo figlio. Perché questa tragedia peserà su tutta l'Italia. Adesso l'Emilia, ma la tragedia aquilana è 100 volte economicamente superiore. Cioè per riparare l'Aquila e tutti i comuni ci vorranno centinaia di miliardi, chissà quante finanziarie che comunque peseranno sugli italiani. Quindi anche lo sciacallo deve sapere che se ha sciacallato, anche l'aquilano che adesso approfitta o rubando, prendendo la tangente o approfittando, comunque lo pagheranno i loro figli. Quindi io spero che tutti gli aquilani, tutti noi aquilani in primis, io e tutti noi, ci rendiamo conto e facciamo le cose con coscienza e partecipiamo con umanità, con correttezza a questa ricostruzione, con onestà, denunciando tutti quelli che se ne vogliono approfittare, perché solo così la ricostruiremo veramente l'Aquila. Se ognuno ci metterà un po' di suo, soprattutto come moralità, perché io penso che il male più grosso di questa società sia proprio la disonestà, la moralità, perché è l'unico male forse incurabile, perché di tutto il resto ti puoi parare, puoi prevenire, ma questo è un male subdolo che arriva dove tu non sai, dove tu non puoi scovarlo, e quello che porta più danni, quelli più irreparabili. E quindi io dico alle clienti quando vengono qua al negozio, con le quali abbiamo un rapporto bellissimo, sia io come titolare che le mie collaboratrici, noi donne dobbiamo vigilare sulla ricostruzione, perché noi donne sappiamo quando un marito rientra,
Che cosa ha fatto, che cosa può aver fatto, che cosa riporta. Sappiamo guardarlo negli occhi, leggergli dentro. Se fa l'acquisto avventato, se porta la seconda BMW, il terzo gippone, domandargli: ma come mai? Che sta succedendo? Perché? Non dobbiamo fare come le donne mafiose che hanno coperto i loro mariti, li dobbiamo denunciare. Dobbiamo essere noi donne in primis vigili sulla onesta ricostruzione della nostra città. Questo per me è fondamentale, io lo dico sempre a tutte le amiche quando ci vediamo a cena, dobbiamo avere le orecchie dritte, dobbiamo noi essere svegli, attente, perché la donna comunque non gli sfugge niente in casa, quindi è più attenta all'economia, è più attenta al figlio che può rientrare ubriaco, drogato, lo va ad annusare nel letto, è attenta. Quindi può cogliere più di ogni altro se c'è qualche cosa che è fuori dalla norma, fuori dalla regola, e farsi portatrice di un messaggio che è un messaggio della garanzia, della legalità. Con questo messaggio e con questo invito a un senso civico e ovviamente un appello alla legalità che ha fatto la signora Maria Teresa, noi salutiamo la signora Maria Teresa, la ringraziamo dell'ospitalità che ci ha dato qui nella sede della Dulce Aveia e la invitiamo ovviamente su Liberi.tv a seguire questa intervista e tutte quante le altre. E dall'estate abruzzese vi salutiamo, a presto sugli schermi di Liberi.tv. Thank you.